due militari americani morti a seguito dello schianto del loro elicottero nel Mar Mediterraneo orientale, avvenuto venerdì sera durante un'esercitazione, ad annunciarlo il comando europeo degli Stati Uniti. Il velivolo è una variante del Black Hawk, fa sapere US European Command in una nota. Già avviate le indagini per ricostruire la dinamica dello schianto. Viene precisato che l'incidente è accaduto durante una missione di rifornimento in volo di routine come parte dell'addestramento militare. Secondo due fonti della difesa USA, Washington Post, lo schianto del velivolo che si trovava nell'area nell'ambito del piano emergenza Pentagono per un eventuale allargamento del conflitto a Gaza è stato causato da un incidente durante la